Ciao ragazzi, io sono Riccardo e sono qua con questo nuovissimo e primo video di questo canale. In questo canale andremo a parlare principalmente di come io uso i miei soldi e della mia crescita personale e finanziaria in questo settore. Oggi in particolare andremo a vedere come io gestisco i miei soldi, le mie entrate e le mie uscite. Ovviamente partiamo dal presupposto che io non sono un consulente finanziario, ma sono solo un ragazzo di 22 anni che racconta la sua esperienza in questo mondo sul web per, in primis, ricordarsi a se stesso in futuro cosa faceva in passato e ovviamente per raccontarla a un po' di persone perché sono egocentrico e voglio che le persone sappiano. Prima di iniziare questo video, però, vi voglio invitare a lasciare un mi piace se il video vi dovesse essere piaciuto, a condividerlo agli altri così da espandere le mie informazioni, dato che comunque non sono informazioni private, e anche ad iscrivervi al canale, l'ho già detto, beh, iscrivetevi anche al canale e lasciatemi anche un commento scrivendo la vostra esperienza in questo ambito. Altro piccolo particolare, so che la visuale fa un po' schifo, cercherò di migliorarla prossimamente. Scusate, ma è la prima volta che utilizzo questa postazione, quindi sorry. Partiamo ovviamente dal presupposto di dirvi dove io ricevo i miei soldi. Ovviamente li ricevo dal mio stipendio mensile che è dato dal mio lavoro attuale. YouTube per adesso non mi porta assolutamente niente, non penso che mi porterà mai qualcosa, ma per adesso c'è comunque solo il mio lavoro. Non so se per contratto posso dirvi il mio guadagno mensile, di conseguenza non ve lo dirò, però se proseguite col video potrete arrivarci molto tranquillamente da soli perché comunque vi andrò a dire le cifre precise di ciò che spendo e dove investo, eccetera, eccetera, di conseguenza potrete effettivamente capirlo anche voi. Ok, dove spendo? Partendo dal presupposto che esistono due tipi di spese, le spese fisse e le spese variabili. Le spese fisse sono tipo affitto, bollo dell'auto, assicurazione, eccetera, eccetera, mentre le spese variabili sono quelle dove le cene fuori, queste cavolate qua, gli hobby, andare a fare un giro, andare in vacanza, eccetera, eccetera. Queste qua sono tutte spese variabili. Le mie spese fisse sono principalmente tre, quindi non sono tantissime, anche perché vivendo a casa con i miei genitori non ho delle gran spese, diciamo così. Le mie spese fisse sono principalmente la rata dell'auto, la scuola e io do in casa 300 euro tutti i mesi per aiutare un po' in famiglia, dato che mi sembra una cosa abbastanza ovvia, logica e scontata da fare quando si ha uno stipendio. La rata dell'auto è di circa 260 euro mensili, per la precisione 262 euro mensili, quindi dal mio stipendio andrà scalato questo 262 euro tutti i mesi. La rata della scuola invece sono 235 euro che ovviamente andranno scalati tutti i mesi. Perché spendo così tanto per la scuola? Beh, semplicemente perché, e per chi di voi non lo sapesse, io mi sono ritirato in seconda superiore e adesso per poterla finire mi sono iscritto a una scuola privata. Molti di voi potrebbero dire, ma perché ti sei iscritto in una privata e non in una pubblica? Non perché voglio acquistare il diploma, infatti questa scuola non mi fa assolutamente acquistare il diploma, anzi, loro mi preparano, dopodiché mi iscrivono a una scuola pubblica dove darò l'esame. Ma perché ho scelto direttamente una privata e non una pubblica? Perché io lavoro su turni. Lavorando su turni non potevo iscrivermi né ad una serale né ad una diurna. Ho provato a chiedere a varie scuole serali se potevo iscrivermi da loro senza frequentare e le risposte di tutti quanti è stato no. E per me è gestita molto male la scuola in Italia, di conseguenza alla fine ho dovuto andare in una scuola privata. Scuola privata che si prende per questi anni che farò 4.000 euro circa, non ce l'avevo da darli in contanti, di conseguenza ho rateizzato. E per la casa, per i soldi che do in casa, sono circa 300 euro mensili. Non sono circa, sono 300 euro mensili. Do in casa questi 300 euro che non sono né tanti né troppo pochi. Facendo il calcolo, la somma di tutto quanto, le spese mensili fisse sono circa 800 euro. Dopodiché ho le spese tipo il bollo dell'auto che comunque va pagato una volta all'anno, e l'assicurazione che comunque va pagata una volta all'anno, anche se io in realtà la pago due volte all'anno perché ho diviso in 6 mesi. Ho fatto questo perché io, essendo neopatentato e essendo di categoria bassa, nonostante abbia preso il decreto di, non mi ricordo come si chiama, quello dove prendo la classe del padre, nonostante questo la mia rata, no scusate, non la mia rata, la mia assicurazione annuale è molto alta. Infatti pago di assicurazione annuale circa 900 euro.
Le spese variabili, come ho detto, sono tutte le cene fuori, i viaggi, eccetera, eccetera. In questo periodo, ovviamente, e per fortuna, le spese sono molto di meno, devo essere onesto, perché ovviamente non possiamo andare a mangiare fuori, non possiamo viaggiare, non possiamo fare praticamente nulla, di conseguenza le mie spese variabili sono pressoché nulle. Infatti, il mese scorso di spese variabili, quindi cene fuori, hobby, eccetera, eccetera, ho speso esattamente zero. Non ho speso nulla il mese scorso. Meglio, meglio così, così ho risparmiato un po' di più. Ma comunque, anche quando vado fuori, cerco sempre di aggirarmi intorno ai 100 euro mensili per le cene fuori. Mentre per quanto riguarda i viaggi, ovviamente spendo leggermente di più, ma cerco sempre di risparmiare e poi, tipo, dopo un tot di mesi che ho risparmiato, organizzare il viaggio. Comunque, per quanto riguarda il comprare cose inutili su Amazon o da altre parti, cerco sempre di utilizzare due regole, la regola del 3 e la regola del 15. Sono due regole di risparmio molto utili, secondo me, e che mi hanno salvato da acquisti compulsivi tantissime volte. Se volete, vi farò un video a parte dove vi racconterò e vi spiegherò questi miei metodi. Comunque sappiate che quando non ho utilizzato questi metodi, ho fatto acquisti compulsivi che sono risultati veramente inutili a lungo andare, come il mio tablet dell'Apple. Il mio tablet l'ho comprato in Spagna, ero andato in Spagna per 2 giorni perché volevo fare un video lì in Spagna, e ci sono andato col presupposto di spendere pochissimo, ok? Infatti il video si intitolava Come spendere poco all'estero. Sono tornato a casa in 2 giorni dove avevo speso 1000 euro di tablet. Di conseguenza, cerco sempre di evitare gli acquisti compulsivi. E tra parentesi, non mi è venuto fuori neanche il video perché in 2 giorni sono andato a spendere 1000 euro. Ora passiamo a un punto molto delicato, ovvero gli investimenti. Ovviamente ricordo, ragazzi, che io non sono un consulente finanziario, quindi non prendete per oro colato ciò che dico e ovviamente ragionate con la vostra testa. Se dovete fare degli investimenti, studiate prima dove volete investire. Io in questo periodo sto leggendo questo libro che è Investire di Dummies, non so come si pronuncia, però è un libro molto utile che consiglio a tutti quanti per questo periodo, se non sapete cosa fare ovviamente. E ovviamente io prima di investire vado a vedere altri video, vado a leggermi articoli, vado a fare un sacco di cose prima di investire i miei soldi, dato che i miei soldi sono miei e vorrei che restassero tali. Io investo in 3 cose. La prima è il peer-to-peer lending, la seconda un piano di accumulo e il terzo è investire in borsa. Nel primo, ovvero nel peer-to-peer lending, è la piattaforma dove mi fido di più in assoluto investire perché è la più sicura secondo me, e investo circa 150 euro al mese, tranne per 2 mesi all'anno dove prendo tredicesima e quattordicesima, che vado a investire dai 300 ai 400 euro, a seconda delle spese che ho in quei mesi. Il secondo metodo, ovvero il piano d'accumulo, è semplicemente un piano di accumulo dove ogni settimana, e non quindi mensilmente, ma ogni settimana mi scalano dei soldi dalla carta mettendomela su un'altra carta che non vado ad utilizzare mai. E questa cifra si aggira, è una cifra molto variabile perché, se volete vi farò un video a parte, risparmio in modo variabile qua per vari fattori che vi racconterò in un prossimo video. E vado a mettere su questo piano di accumulo circa dai 15 ai 25 euro a settimana. Mentre il terzo metodo è l'investimento in borsa. Come funzionano? E funziona semplicemente che della seconda cifra, ovvero dei 15-25 euro a settimana, questa borsa mi scala il 10% e va a diversificare l'investimento settimanale del 10% in varie borse. E diciamo che per colpa del coronavirus queste borse sono tutte crollate praticamente a picco e di conseguenza ho praticamente perso la cifra che investo ogni settimana. Sono ancora in positivo perché ho perso veramente poco, cioè ho perso tanto ma poco a lungo termine, però per adesso ho stoppato un attimino perché ho voluto fare questa cosa qua, perché nonostante dopo recupererà, sicuramente
ho paura e non voglio metterci altri soldi. Comunque vi parlerò di tutto questo in un video più approfondito che farò prossimamente. Ok, ora passiamo all'ultima parte di questo video. Tra tutto questo che vi ho detto finora è all'incirca 1100 euro più o meno mensilmente. Comunque, detto tutte queste cifre, quanto mi rimane? Mi rimane complessivamente dai circa 200 ai circa 300 euro mensili. Ora fatevi voi i vostri calcoli di quanto guadagno, non mi interessa. Sappiate che probabilmente non ci prenderete, ma va bene così. Questi 200-300 euro cerco sempre di metterli tutti come risparmi. Infatti adesso vi farò vedere una cosa. Ogni tanto io mi diverto a fare questi schemini, che sono schemini dove vado a prendere il mio stipendio, vado a fare la somma di tutte le spese, vado a fare il restante, quindi il risparmio di quel mese, vado ad aggiungerlo allo stipendio del mese dopo, faccio tutte le somme di tutte le mie spese, vado a vedere quanto mi rimarrebbe, vado a fare la somma col mese dopo ancora e vado a far così per tutto l'anno per capire se io risparmio al massimo quanto effettivamente vado a risparmiare. Perché faccio questo? Perché mi invoglia a risparmiare ancora di più per poter arrivare a fine anno dove effettivamente vado a vedere la cifra che potrebbe rimanermi e complessivamente parlando. Io quest'anno, per esempio, se risparmio tutti i mesi tutto quello che mi arriva, ovvero 200-300 euro al mese, potrei andare ad avere a fine anno circa 3.400 euro risparmiati. E è vero, adesso 200 euro non sono nulla, ma vedere a fine anno questi 3.000 euro risparmiati, cioè uno dice wow! Cioè, capite quello che intendo? E dopo di questi 3.000 euro ovviamente cosa andrò a fare? Andrò a diversificarli, ovvero a metterli un po' sugli investimenti, un po' a pagare altre rate dell'auto, della scuola per poterla concludere prima e un po' come risparmio per l'anno dopo. Quindi, per esempio, se effettivamente quest'anno a fine anno avrò 3.400 euro di risparmio, andrò a mettere 1.000 euro per pagare direttamente la scuola, poi 500 in investimenti, dopo gli altri 2.000 li tengo per l'anno dopo. Comunque, io direi di aver detto tutto per questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, a lasciare un like e a spiegarmi i vostri metodi su cosa spendete, come risparmiate, eccetera, eccetera. E vi invito ovviamente a iscrivervi, come ho già detto, per rimanere aggiornati nei prossimi video dove andremo a parlare effettivamente più nello specifico su dove investo io, quanto investo esattamente, come investo, perché investo lì e i miei metodi esatti di risparmio, ovvero la regola del 3, la regola del 15 e poi seguo altre regole, che una è questa qua che vi ho appena fatto vedere, dove però ve lo approfondirò nel miglior modo possibile. Quindi ragazzi, detto questo, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!